edizione delle ore 12. Buongiorno a tutti e bentornati in diretta con il TG2000. Vediamo subito insieme i titoli del nostro giornale. Una salma recuperata nelle ultime ore ad Amatrice sotto l'hotel Roma, e tra le macerie si cercano anche le prove di eventuali responsabilità sugli edifici pubblici non a norma, come per esempio la scuola cittadina. Ieri i funerali solenni sotto la pioggia battente con Mattarella e Renzi, il vescovo. Il terremoto non uccide, sono le opere dell'uomo che uccidono. E poco fa, udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Troppe volte le donne vivono nella condizione di scartate, dice il Papa nella catechesi, ma Dio salva chi è scartato dagli uomini. Nuovo, duro colpo al califfato, ucciso in un raid aereo il numero 2 dell'ISIS, al-Adnani, capo della propaganda e ispiratore degli attentati in Europa. Migliaia di migranti arrivano in queste ore sulle nostre coste, tra di loro la piccola Noah Mary, una bambina nigeriana di 3 mesi battezzata a bordo della fregata Fasan, padrino il capitano della nave. E dunque in primo piano l'emergenza terremoto in centro Italia. E allora ci colleghiamo con il nostro inviato Maurizio Di Schino ad Amatrice per tutti gli ultimi aggiornamenti. Maurizio, a te. Buongiorno, quello che vedete è il cartello che avvisa che l'area è stata sottoposta a sequestro penale, i sigilli portano la data del 29 agosto e questo cartello è sul cancello d'ingresso della scuola comprensiva Romolo Capranica di Amatrice, una scuola comprensiva che comprendeva dalla scuola materna, le elementari, le medie, fino al liceo scientifico. Dunque quest'area è stata sottoposta a sequestro 2 giorni fa dalla procura di Rieti. Adesso si indagherà per capire perché questa scuola è crollata così facilmente, in modo così inspiegabile, nonostante dei lavori l'avessero consegnata alla comunità nel settembre del 2012, dopo aver speso a più riprese ben 700.000 euro. Erano stati fatti dei lavori di miglioramento e non di adeguamento sismico, come invece avrebbe avuto bisogno questa scuola. E tra l'altro, secondo l'archivio delle scuole, che è sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, risulta invece che in questa scuola siano stati fatti lavori di adeguamento sismico, il che vuol dire che avrebbero dovuto osservare al 100% tutte le norme antisismiche, quindi non corrispondono le date, non corrispondono le modalità di intervento, ma adesso sarà la Procura di Rieti a indagare. La Procura di Rieti che intanto ha inviato le persone della Guardia di Finanza ad acquisire documenti al Genio Civile, a enti pubblici e ditte tra Rieti, Torino e Bari, per capire come sono intervenuti sulla scuola Romolo Capranica, che è crollata in una notte d'estate, quindi non c'erano studenti, altrimenti il bilancio delle vittime poteva essere ancora peggiore di quello attuale: 292 le vittime, 242 solo tra Amatrice ad Accumoli, e in mattinata i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre almeno ufficialmente l'ultima persona che era rimasta sotto le macerie dell'Hotel Roma al centro di Amatrice. Era praticamente sotto una trave ben 10 metri al di sotto del piano dove alloggiava questa persona. Non dovrebbero esserci altre persone all'Hotel Roma, però ci sono ancora una decina di stanze da dare a vedere e andare a perlustrare, andare a scavare per vedere che cosa c'è. Ci sono ancora dei dispersi, manca ancora l'appello, il fornaio del paese, manca ancora l'appello politico, manca ancora l'appello, si sa che è morta una delle 3 suore, il corpo di Suor Cecilia ancora non si trova. E quindi questa mattina, dopo il ritrovamento di questa persona, praticamente il bilancio ufficiale è quello delle 292 persone. Per le vittime di Amatrice, Accumoli, 242, i funerali sono stati celebrati ieri sotto un
sotto una pioggia battente e praticamente il cielo lacrimava sulle bare e si mischiava le lacrime della gente di Amatrice e Accumoli, 28 le bare in rappresentanza delle 242 solo nella provincia di Rieti, ma la gente di Amatrice dice non possiamo soffermarci a quelle lacrime. Sentiamo alcune voci che abbiamo raccolto questa mattina per le strade di Amatrice. Amatrice non si ferma alle tante lacrime versate ieri durante i funerali delle vittime del Reatino nel sisma del 24 agosto. Le bare erano 28, ma le esequie erano per le 242 persone morte ad Amatrice e ad Accumoli. Il dolore è grandissimo, noi abbiamo il dolore dentro e le lacrime le abbiamo finite, però non ci vogliamo fermare, perché come ha detto il sindaco, tutta la gente che qui è morta, noi lo dobbiamo fare per loro, quindi dobbiamo ripartire da questo. Il dolore è grande, però noi ripartiremo e Amatrice la riporteremo come era prima. Purtroppo siamo costretti a essere fermi adesso, perché è tutta una macera. E prima si deve liberare questa macera, poi vediamo se trovano il sistema, qualche parte per fare qualche casetta di legno, qualche cosa, perché la gente sta tutta qui in baracca, adesso comincia a venire l'inverno, il freddo, una cosa e l'altra, la neve, una cosa, è un macello, sulle tende non si può stare. La gente di Amatrice, ecco, è determinata per quanto riguarda la ripresa della vita della comunità di questa cittadina della provincia di Rieti, però dice anche che in questo momento non può fare nulla perché tutto è bloccato, ci sono delle macerie, ma devono temere in questo momento non soltanto le scosse a ripetizioni che potrebbero far crollare altre strutture, ma temono gli sciacalli che si aggirano in questa città, si spacciano per giornalisti, per fotografi, oppure girano con delle divise dei volontari della protezione civile, con le divise dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine ed entrano nelle case, tra le macerie per rubare quel che in mezzo a quel che è rimasto, ecco, da recuperare. E questa è una grossa preoccupazione. Per quanto riguarda il futuro di Amatrice, il sindaco Pirozzi questa mattina ha annunciato che a giorni verrà individuata un'area dove presto sorgerà un'Amatrice provvisoria. Intanto la Regione Lazio ha annunciato che per le popolazioni terremotate della provincia di Rieti sono state sospese le rette per l'asilo e anche i ticket sanitari. Sono dei provvedimenti molto ma molto importanti che praticamente vanno a diciamo cercare di alleviare il dolore della gente di Amatrice, di Accumoli, però ecco, quello che hanno vissuto ieri nei funerali sono momenti che si porteranno dietro per tutta la vita, momenti che sono rimasti negli occhi delle persone che erano lì e nelle persone che erano davanti al televisore per condividere, per essere solidali con il dolore della popolazione di Amatrice, di Accumoli. E quindi con Lucia Scione andiamo a rivivere quei momenti, andiamo a risentire le fortissime parole del Vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, e da Amatrice restituisco la linea allo studio. Siamo qui per ricordare e per pregare per Adduci Rosella, Amaddio Caterina, Andreoli Fiorenza. 242 nomi scanditi uno a uno in un silenzio rotto solo dalla disperazione di alcuni familiari e accompagnato dalla voce della pioggia ampiamente prevista. In 8 interminabili minuti tanti impiega il Vescovo di Rieti per ricordare i vivi che non c'è più. C'è la portata della catastrofe, sui volti che fissano il niente, sgomento e incredulità. Sotto il tendone donato dalla diocesi di Carpi, che ha già accolto le lacrime e le speranze della gente dell'Emilia. Ci sono i sopravvissuti, i volontari, i tecnici, i parenti di altri morti che hanno già trovato sepoltura ai vertici delle istituzioni. Per loro non ci sono posti in prima fila, sono presenze come le altre, quasi anonime, tra la folla. Il tono del pastore è mite anche quando dice che ad uccidere non è il terremoto ma le opere dell'uomo, anche quando non si nasconde che tempo occorrerà perché la vita ricominci. Non basteranno giorni. Ci vorranno anni,
sopra a tutto è richiesta una qualità di cui Gesù si fa interprete, la mitezza, che è una forza distante sia dalla muscolare ingenuità di chi promette tutto all'istante, sia dalla inerzia rassegnata di chi già si volge altrove. La mitezza dice invece di un coinvolgimento tenero e tenace, di un abbraccio forte e discreto, di un impegno a breve, medio e lungo periodo. Solo così la ricostruzione non sarà una querelle politica o una forma di sciacallaggio di varia natura, ma quel che deve far rivivere una bellezza di cui siamo custodi. Al termine della celebrazione, i due sindaci di Accumuli e Amatrice si rivolgono a quel popolo di montagna che vuole restare tra quei boschi. Anche lì, poche parole per donare fiducia e rassicurarsi. Ma è un gesto, l'abbraccio tra il vescovo e il primo cittadino, tra un uomo di Dio ed uno scelto dagli uomini, il segno più eloquente che forse stavolta tante promesse non saranno vane. E avete sentito in queste ore le rassicurazioni del Premier Renzi alle popolazioni terremotate che nei prossimi mesi dovranno essere tradotte in dati di fatto. Anche di questo si parlerà oggi nel bilaterale tra Renzi e Angela Merkel a Maranello nella sede della Ferrari. Tra gli obiettivi del governo cercare sostegno proprio nella richiesta di maggiore flessibilità per la prossima legge di bilancio al fine di mettere in campo un vero piano di risanamento delle aree a rischio. E stamattina il Papa ha tenuto l'udienza generale in piazza San Pietro, prendendo spunto dal Vangelo odierno. Francesco ha detto troppe volte: le donne vivono nella condizione di scartate, ha detto il Papa, ma Dio salva chi è scartato dagli uomini. Allora andiamo subito in Vaticano con Francesco Durante. Buongiorno Francesco. Eccomi Stefania, buongiorno a te e al nostro pubblico, numerosi partecipanti all'udienza, tra i gruppi italiani salutati dal Papa, un gruppo di fedeli dell'Arcidiocesi di Genova accompagnato dal Cardinale Angelo Bagnasco e poi della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa con il Vescovo Monsignor Todisco. Numerosi anche i gruppi parrocchiali, un particolare gruppo proveniente da Teggiano in provincia di Salerno, i ciclisti della Misericordia. Ma veniamo, come dicevi tu, al tema della catechesi. La misericordia offre dignità. Papa Francesco ha preso spunto dal brano evangelico in cui Matteo presenta una donna che soffriva di perdite di sangue, di continue emorragie, una donna guarita da Gesù, una donna emarginata, una donna scartata dalla società proprio per questa sua condizione, ma era una donna piena di fede, piena di coraggio che di nascosto tra la folla si avvicina al Signore per cercare di toccare il lembo del suo mantello nella convinzione che lui potrà guarirla, potrà liberarla dal suo stato di emarginazione e quindi potrà salvarla. E il Papa ha invitato a riflettere su come la donna sia spesso percepita, rappresentata nella società e ha messo in guardia tutti, anche le comunità cristiane, da certe visioni della femminilità inficiate da pregiudizi e da sospetti che ledono la sua intangibile dignità. Tornando al racconto evangelico, Francesco fa notare che il termine salvezza viene ripetuto tre volte. Una delle frasi centrali è quella di Gesù: coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. Una frase in cui viene espressa tutta la misericordia di Dio per quella persona, un'accoglienza, un'attenzione, una compassione che il Signore riserva a tutti coloro che sono scartati dalla società, in ogni tempo, per tutti coloro che sono peccatori. Ascoltiamo allora le parole a braccio di Papa Francesco. Ma quante volte ci sentiamo interiormente scartati per i nostri peccati? Ne abbiamo fatto tante. Ne abbiamo fatto tante. E il Signore ci dice: coraggio, vieni. Per me tu non sei uno scartato, una scartata. Coraggio, figlia, tu sei un figlio, una figlia. E questo è il momento della grazia, è il momento del perdono, è il momento della inclusione nella vita di Gesù, nella vita della Chiesa.
è il momento della misericordia. Oggi a tutti noi, peccatori, siano grandi peccatori, siano pochi peccatori, ma tutti ne siamo, eh? Tutti, il Signore ci dice: coraggio, vieni, non sii più scartato, non sii più scartata, io ti perdono, io ti abbraccio. Così è la misericordia di Dio. Dobbiamo avere coraggio e andare da Lui, chiedere perdono dei nostri peccati e andare avanti con coraggio, come ha fatto questa donna. E tra poco Francesco rivolgerà il suo saluto ai partecipanti al congresso mondiale organizzato dalla Società Europea di Cardiologia, un congresso che si conclude proprio oggi. Si tratta del più grande raduno al mondo sulla patologia cardiovascolare, partecipanti 35.000 medici provenienti da 140 paesi e anche numerose aziende produttrici di farmaci e dispositivi medici. L'obiettivo di questo congresso è quello di prevenire, diagnosticare e trattare le malattie cardiovascolari. La presenza del Papa e il suo saluto a questo congresso rappresenta sicuramente un grande elemento di supporto per l'attività della comunità cardiologica internazionale. Subito dopo il telegiornale trasmetteremo in diretta il saluto di Francesco ai congressisti. È tutto da Piazza San Pietro, linea allo studio. Grazie a Francesco Durante e noi ci spostiamo all'estero per la notizia dell'uccisione in Siria nei pressi di Aleppo del portavoce dell'ISIS Muhammad al-Adnani, braccio destro del numero uno del gruppo terroristico al-Baghdadi, nonché organizzatore degli attentati in Europa. Lo annuncia lo stesso Stato Islamico. Dal Pentagono arrivano conferme con prudenza. Paolo Tripaldi. Arrivano prime caute conferme da parte del Pentagono in merito alla morte del capo della propaganda dell'ISIS, Abu al-Adnani, rimasto ucciso nel corso di un raid nei pressi di Aleppo compiuto dalle forze internazionali a guida statunitense. Ieri era stato il sito Hamas dell'ISIS, con un comunicato diramato in inglese e arabo, ad annunciare la morte di al-Adnani, definendolo valoroso cavaliere abbattuto mentre cavalcava il suo destriero. Si tratta di un duro colpo per lo Stato Islamico. Infatti al-Adnani, 37 anni, nato in Siria, non era solo il portavoce dell'ISIS, l'artefice della martellante propaganda a sostegno di ogni azione terroristica compiuta in Occidente, come Parigi, Nizza, Bruxelles, fino ad arrivare agli attentati di Dhaka e Istanbul. Ma è considerato uno dei collaboratori più stretti del califfo al-Baghdadi e l'ideologo degli attacchi nel cuore dell'Occidente ad opera delle cellule dormienti, i cosiddetti lupi solitari. Fu proprio al-Adnani a pronunciare il manifesto della chiamata alle armi, con il quale incitava i singoli musulmani che vivono in Occidente a uccidere i civili nei loro paesi ricorrendo a ogni mezzo possibile senza pensare a trovare mezzi sofisticati. Se non hai un fucile, usa quello che trovi, un pugnale, un'ascia, una pietra o magari la tua stessa auto lanciata a tutta velocità sulla folla, diceva in un messaggio sul web. Ora la preoccupazione è che qualcuno voglia vendicare la morte di al-Adnani. Dall'annuncio della sua morte, infatti, in internet affiliati e sostenitori dell'ISIS hanno promesso azioni eclatanti, elogiando il martirio del loro capo. È di 11 morti e 3 dispersi il bilancio del tifone che ha colpito la regione a nord-ovest del Giappone, la stessa area che fu devastata dallo tsunami del marzo 2011. La polizia ha reso noto che i corpi senza vita di 9 persone sono stati avvistati vicino ad una casa di cura. Altre 2 persone, un uomo ed una donna, sono stati trovati vicino alla fonte di un fiume nelle città di Uazumi e Kuji, nella prefettura di Iwate. Secondo le autorità, le 9 vittime dovevano essere persone anziane residenti nel centro di cura. Il primo tifone proveniente dal Pacifico ad abbattersi sulla costa nord-orientale del Giappone ha causato la rottura degli argini dei fiumi e inondazioni in diverse località. Nell'isola di Hokkaido, a nord dell'arcipelago, 3 persone risultano disperse dopo essere state travolte dai corsi d'acqua in piena in alcune cittadine. Nella stessa regione, a Minamifurano, 350 persone sono rimaste isolate dopo la rottura degli argini di 3 fiumi. E siamo alla cronaca. Grazie alle buone condizioni meteo degli ultimi giorni si sono moltiplicate le partenze dal Nord Africa verso le nostre coste. 13.000 gli sbarchi degli ultimi giorni. Nel canale di Sicilia soccorse 3.000 persone e in mezzo a tanta sofferenza una buona notizia. Una bambina nigeriana di 3 mesi è stata battezzata a bordo della fregata Fasan. Padrino, il capitano della nave militare, Luigi Ferraiuolo.
È stata battezzata in mare la piccola Noa Mary, a bordo della fregata della Marina Militare Italiana Fasan, che l'ha salvata in mare aperto. Ha giusto 3 mesi e viene dalla Nigeria. La mamma ha chiesto al cappellano militare, Don Vincenzo Caiazzo, di battezzarla a bordo perché ancora non era stato possibile farlo a causa del viaggio. Infatti la piccola Noa Mary è partita dalla Nigeria insieme con la madre verso una nuova vita, appena nata. Il battesimo è stato celebrato sulla plancia della nave alla presenza dell'equipaggio. Madrina il tenente di vascello Ottavia Balbi, medico della fregata. Padrino il comandante dell'operazione Mare Sicuro, il contrammiraglio Alberto Maffeis. Insieme con Noa Mary arriveranno a Messina altri 1.148 migranti salvati in mare. Intanto, tra ieri sera e questa mattina, sono sbarcati in Sicilia, tra Porto Empedocle e Pozzallo, 989 migranti, mentre altri 617 sono arrivati a Cagliari con la nave militare irlandese James Joyce. Solo lunedì scorso, nel canale di Sicilia, sono stati recuperati 6.500 migranti. E siamo alla mela mangia fisco, cioè la Apple, che deve restituire all'Europa 13 miliardi di tasse non pagate. Il colosso di Cupertino è accusato di illeciti fiscali. Si riapre così lo scontro con gli Stati Uniti su tributi e libero scambio. Luciano Piscaglia. Una decisione clamorosa quella dell'Unione Europea che farà discutere ancora a lungo. La Apple deve versare 13 miliardi di euro di tasse non pagate all'Irlanda. Annuncia ricorso l'azienda ed è comprensibile, ma anche l'Irlanda che quei soldi non li vuole perché teme di vedere partire la Apple per altri più accoglienti paesi extraeuropei. Si sono subito fatte avanti Gran Bretagna e Turchia. Intanto, in attesa dell'esito dei ricorsi annunciati, quei soldi devono essere versati. Nel mirino dei commissari europei non c'è solo un'infrazione compiuta. Chi acquista prodotti Apple in tutta Europa li compra di fatto a due società Apple con sede fiscale in Irlanda, dove l'azienda non è però soggetta al tasso di imposizione fiscale in uso nel paese, pari al 12,5%, ma gode di un'aliquota dello 0,005%. Ed ora l'Unione Europea, dopo 3 anni di indagini, accusa l'Irlanda di illeciti aiuti di Stato e impone alla Apple di restituire le tasse non pagate. L'azienda protesta e minaccia conseguenze su investimenti e occupazione. L'Irlanda anche, ma non è la sola. Altri paesi, Stati Uniti in testa, contestano la decisione europea. Nel mirino c'è una fetta di quei miliardi, quella derivante dalle imposte che, finendo in Irlanda, non restano nel paese in cui i prodotti Apple vengono venduti. Era la nostra ultima notizia, ma vi ricordo che subito dopo vi trasmetteremo in diretta la visita di Papa Francesco, che si recherà alla Fiera di Roma per rivolgere il suo saluto ai partecipanti al congresso mondiale organizzato dalla Società Europea di Cardiologia. State vedendo proprio le immagini che ci arrivano in diretta in questi istanti. Quindi stiamo per dare la linea al collega Paolo Fucili. Vi ringraziamo di averci seguito. Rimanete con noi.